Ma sono in onda? Sono in onda? Sono in onda? Sono in onda? Mi sembra di sì. Gentili telespettatori, accade sempre così, accade sempre così. Quando un evento è talmente importante, talmente atteso, sia per me, sia per la persona che fra poco interverrà, potremmo dire sia per la dea che fra poco interverrà, ma anche per un pubblico vastissimo di persone che credono in questi personaggi, in queste realtà, persone spesso sopra le righe nel senso letterale di persone particolarmente euforiche, e con questo effetto del Natale, di cui a me non me ne frega un cazzo, ma che comunque crea tensione. Infatti spesso a Natale anche nelle famiglie vengono fuori cose, vengono fuori litigi, che, insomma, tutto questo con l'aggravante del fatto che sono andato in centro, perché devo fare la fiaba di preista fra poco, mi sono tolto la borsa, la Pepsi è partita in aria, la Pepsi Cola, l'ho dovuto bere tutta per non consumarla. Insomma, tante storie, e quindi mi trovo qui paradossalmente come una, possiamo dire, come una bag plastic, ma in realtà sono felicissimo e anzi, questo è un evento veramente storico, e anzi, bando alle ciance, direi subito di far entrare, tanto avete già capito di chi si tratta, ma è un evento storico, signori, qui si parla proprio di cose da che dovete filmare, guardate, il pubblico già è schizzato, avete... Qui dovete filmare tutti, ragazzi, dovete filmare tutti, eh? Care divette e divetti, care di pre, eh? Dovete filmare tutti questo evento, eh? Qui si parla di qualcosa di molto serio, qui si parla di un evento che Lady Diana e Carlo in confronto sono la Cesira e il Romanuccio di Cernusco sul Naviglio. Vediamo se è già online. Tanto ringrazio il Biblioteca di Provista 4K. Vediamo se è già online. Un attimo che silenzio i telefoni anche. Grazie che è la canzone di Bello Figo che è in macchina, bravissimo. Ah, ecco, sì, allora, solo un fornitore di servizio perché è importante. Oh, sono a zero di energie, porco due. Ma non è che ho l'HIV. Io ho l'HIV. Non ho più energie. Gli abbonamenti, ragazzi, vedete questa stella che è come una stella cometa? Dovete cliccarci sopra, perché se io vi porto la diva del tubo qui con me, dovete premiare questa biblioteca di Preista. Se io vi porto la diva del tubo qui, dovete premiare Biblioteca di Preista, perché altrimenti io mi incazzo, eh? Va bene? Perché cioè, altrimenti così non va bene, così non va bene altrimenti. Allora vediamo se la diva del tubo è già pronta. E donate rose rosse per la diva del tubo, mi raccomando, non fatemi fare una figura di merda. Esatto. Eccola qua, Alicia Griffanti, la nobile Alicia Griffanti, diva del tubo. Sono le 22:12. Che cazzo me ne frega poi del Natale? Questo Eccomi. Allora, aspetta, video. Salva, aspetta. Oh, eccomi. ma cazzo, hai il berretto, l'hai trovato ovunque. È Quello che mi nero, però, è serviva. nero. Ma era quello che mi serviva per fare la fiaba. Non ho È provato. il cappello delle forze del male natalizie. Ma guarda, rose rosse per la diva del tubo, ma Madonna. Allora, innanzitutto, però, subito una cosa di regia tecnica. Chiedo alla regia: vedo la diva in un quadretto piccolissimo. Sono così Quando. le live di TikTok, mi sa, Ma sì. che coglione, no, deve essere lei. Si può invertire, voglio che vedano lei benissimo, voglio che possano godere della sua bellezza. Voglio che possa. Io sono un critico d'arte, per me è un reato non far vedere la bellezza. Deve farsi vedere, ragazzi, fate vedere il suo volto perfetto, per piacere.
Mi dice la regia che Instagram. No, ma non esiste. Ragazzi, la vedete piccolissima. Che cazzo è? Che strafonata. Dobbiamo fare il contrario, che lo facciano dal mio ed entri tu, però fa niente, dai. Ma non si può ingrandire in qualche modo. Allora, qualcuno ci può dire, Si può. La mia regia dice che si può ingrandire, quindi vediamo se la mia regia è la tua regia. La mia regia dice che non si può ingrandire, non si può, Andrea. È così su TikTok, mi Ah, dicono. no, ma io però ho visto delle live regia in cui c'erano Allora, due ecco, persone uguali. Allora, io invito comunque la mia polizia, la polizia del mio canale, di bannare tutti i coglioni, ok? Ignoranti, che scrivono insulti. Non voglio sentire in questo momento magico insulti, perché non capite un emerito cazzo di niente. Voi siete ignoranti, cioè, non offendo perché mi bannano, ma Allora. siccome no, giusto? Cioè, non voglio Allora, sentire. ragazzi, è la prima volta che Andrea Di Pre dice banniamo gli insulti. No, 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 no. Allora, siccome si parla di un qualcosa di letterario, io non posso sopportare che una poesia di Ugo Foscolo o un De Amore o un'opera del Petrarca venga deturpata, perché per me l'arte è una cosa seria. Io, cioè, quindi io giuro, io mi incazzo, ma non come Sgarbi, quel coglione cioè, anzi, che si incazza così. Io mi incazzo seriamente. Per me uno che deturpa un'opera d'arte, così come YouTube quando mi ha chiuso il canale, ha rovinato Praticò, ma come si fa a chiudere il video di Praticò? Ma ci sarà ignoranza totale? Vabbè, comunque, a parte questo, quindi io chiedo alla polizia di non per io, no, io cioè, non voglio insulti, perché uno, non voglio insulti. Io, se ho detto alcune cose, le ho dette, lo ammetto, perché ero sotto effetto. Voi non capite un cazzo di come ragiona uno sotto effetto, perché non sapete un cazzo. Quindi non permettetevi. No, questo lo dico perché mi incazzo di brutto proprio. Perché, No, è fra vero. l'altro, perché dite, io sono giustificato perché ero sotto effetto. E quindi, ecco, ma no, è vero, non voglio rompere i coglioni. Cioè, è casa mia questa, giusto? Non voglio rompere i coglioni. Ecco, bravi, ecco. Quindi segnalatevi, blocco, ecco, bravi. Ah, ecco. E invece bravi, bravi quelli che dicono modalità sfida per ingrandire. Addirittura io preferirei andare nel quadro piccolo e lasciare spazio alla diva, perché è lei l'opera da ammirare, e come la Frine nell'Areopago. Quindi No, però. dai, io sono l'ospite, sono io piccolina. Ma non dirlo neanche per scherzo, E poi sei veramente. tu la star delle live di TikTok, tesoro. Allora, vedete, io l'adoro perché Alicia Griffanti è nobile, sapete? Ma è nobile, no, non nobile, è nobile di fatto. I Griffanti sono una famiglia nobile. Da dove discendete, Alicia? Beh, noi siamo lombardi, però non so se ci sono. Bisognerebbe chiedere a mio papà perché lui è tutto esperto di. Però mio papà mi ha sempre detto: noi siamo una stirpe di combattenti di guerra fondai. Tu ne sai qualcosa? No, è verissimo questo. Fra l'altro, abbiamo un ospite misterioso pronto a entrare, un ospite misterioso Ah, importantissimo dai, dai, dai. pronto a entrare. Lo diciamo già, Michele Morellato, vediamo perché ha una funzione precisa. Nel mio caso, però, ti giuro, sai che io ero segretario particolare della cultura di Trento, e uno che se ne intendeva di storia locale disse apertamente che i Di Pre erano dei signorotti con un castello ad Arco di Trento. Ma era vero, soltanto che praticamente, diciamo questo, che io ero vescovo laico, però praticamente una mia ava fondò un bordello a New York, Eh beh, vedi che hai preso da qualcuno. sì, un bordello a New York, ma io, cioè, magari altri della mia famiglia non volevano ricordarla. Io devo trovare quella tomba per farla dorata. Ma negli anni 50, un bordello a New York. Ma era proprio, cioè, ero io praticamente un genio, un genio. Un altro invece riuscì a fuggire dal castello, dai gendarmi, dalla finestra. Anche in questo mi assomiglia un po'. Si vede che era un po' losco, chissà, forse. Ecco, Sì, sì, però. sì.
erano Invece i un griffanti bel erano sanguinari, i griffanti, e erano poi dei sai. Comunque io spiroti. voglio dire una cosa importantissima. Registrate perché non me la sentirete dire mai più, eh. Allora, io non me ne frega un cazzo del Natale, non credo nel Natale, non festeggio il Natale, ma questo è il mio Natale più bello perché sono con te. Guarda, io lo dico, per me è lo stesso, perché il Natale in realtà, sai che io, per me il Natale è il 9 novembre per i liberisti, ma però siccome il Natale ormai è una tradizione, queste feste del cazzo devono essere in dispregio al cattolicesimo, io lo dico tranquillamente qui, come dice nella mia canzone, no chiesa, no catechismo. Droga, troie, vipreismo, odio quel porco di Cristo. Oh, io lo dico tranquillamente, capito? Ah, qui Quindi. bestemmia libera, no? Bestemmia libera in questa live. Ma la bestemmia, tesoro, è dire porco di pre, Ma porca tesoro, ma liscia. tu vuoi dire che sono stata io a convincerti Sì, a sì, sì. bestemmiare? Perché A Roma, allora mi ricordo dovete benissimo. sapere, ragazzi, che lui non bestemmiava, diceva solo Dio può quando eravamo Sì. fidanzati, no? Nel 2016. Perché lui viene da questa educazione comunque cattolica. E diceva solo Dio può. E io dicevo, scusa, ma perché non puoi dire Dio porco? Perché devi dire Dio può? Ecco, Di Dio porco. però vi dico una cosa, tutto questo successe all'indomani che quella TDC di Sgarbi mi fece chiudere Instagram, ti È ricordi? vero, Io ero ubriacissimo. è vero, e tu hai detto Dio porco, io ho pubblicato il video su YouTube, lui incazzatissimo cancella quel video. Io non l'ho Mi cancellato. sono Oh, ritrovato. ragazzi, io ad oggi io mi pento di avergli insegnato a bestemmiare, perché Esatto, adesso è una bestemmia unica. Mi e mi pento. sono, Io e, e mi tornato sono indietro, ritrovato, mi sono, mi non gli sono insegno ritrovato, più a bestemmiare. mi sono ritrovato nel luogo di Roma dove c'è più giro di sostanze, che si chiama come si chiama? San Basilio, dove c'è Sì, ti ricordi che eravamo ubriachissimi in col macchina? vetro abbassato. Comunque, io direi facciamo entrare anche la Michela, perché magari si aumentano gli schermi. E vediamo se la Michela è Sì, pronta a entrare. proviamo. Michela Morellato. Comunque sono tutti Michela, contenti. Michela, sei pronta a entrare? Siamo su Biblioteca di Prevista 4K. Allora, nel frattempo, però, io ho sempre la bocca asciutta per colpa. Comunque io volevo chiederti se mi dedichi qua in live la canzone che mi hai dedicato oggi via messaggi. Sì. Te la dedico proprio, questa è Perché è importantissima. No, bellissima un testo, anche se potrei piangere, lo dico. Però te la dedico perché questa è una canzone che proprio mi è venuta in mente oggi. Siccome siamo lontani, e Lucio Dalla, grandissimo interprete, dice proprio: va per le strade tra la gente, diglielo veramente. E se rimane indifferente, no, lui è un genio, no, non è lei. Vedete la bellezza di questi grandi cantanti? Te la voglio dedicare. Perché, ma io questo l'ho sempre fatto, ragazzi. Chi ci segue, spesso le divette capiscono questo. Anche il discorso di t'appartengo, io ci tengo, ti prometti, poi mantengo. sì, lui, allora lui comunica con me con le canzoni d'amore. Esatto. E penso che siamo dobbiamo. Guardate a quanto schizza il contachilometri. Allora, però, veramente vorrei. Allora, scusa, alla mia regia, allora, la tua regia vuole che gli rispondi? La tua regia vuole che gli rispondi? Ah, scusate, era solo un La mia desiderio e quindi. regia. La mia regia, puoi scrivere regia? Ah, sì. Ecco, mi dice metti modalità sfida, che sennò non ha senso. La Come mia si fa? regia, puoi scrivere alla dottoressa Papa che siamo su TikTok? Ah, sì, ecco, sì. Avrete seguito la diatriba sui Fufuguru, ok? sì. Un esempio emblematico di Fufuguru è. Non so neanche come si chiami, non dico neanche il nome se no mi deve lui Sì, pagare. scrivi a Emanuela, che Ecco. forse pensa che siamo su Instagram, perché mi ha E, scritto dei ecco. messaggi. Invece Emanuela è una professionista veramente totale, grandissima. Allora, però al mio regista qua devo dire una cosa, la canzone che lui ha scelto è bellissima, ma è troppo sofisticata e preferisco Battiato
è un sentimento nuovo. Comunque, devo dedicare una cipolla, però volevo capire. No, Comunque, scusa, io, cioè, mi ragazzi, scrivi, allora, io mi ho allora resistito a piangere. Io ho scusa resistito tesoro, perché leggo a piangere. i commenti, mi scrivono, alla fine hai fatto la diretta. Io mesi fa, quando tu non mi parlavi e mi insultavi ovunque, io avevo detto al mio pubblico, io riuscirò per Natale a portarvelo in una mia diretta e ho mantenuto la promessa, ragazzi. Ecco, però vedi, i miei insulti, adesso non so se vado bene ancora, sono Allora, digli che equivalenti. metta quella è una canzone fatta per voi, mi dice la tua regia. Sì, io la metto, ma non la sento come canzone, lo ammetto, però il Io mio regista. voglio anche quella di Dalla, però che mi hai dedicato Sì, oggi. sì, sì. Allora, facciamo così. Per carburare mettiamo questa del mio regista. È sofisticatissima, ma il mio Ok. regista veramente è un maniaco Quindi di diciamo che è musica. il tuo regista che ce la dedica, diciamo. Sì, esatto, ed è giusto perché è lui che ha permesso tante cose. Però io volevo capire se la Michela mi Qualcuno risponde. dice la canzone dei kiwi. Te la ricordi? Me la ricordo, però ragazzi, quella è fuori luogo questo. Fuori Ecco, luogo. il mio regista mi dice che ce la lega tutti e due, quindi più che altro l'ascolteremo insieme. Poi, Sì. però, ecco, allora diciamo questo: la Michela, se ci sente, lo dico un secondo. Michela, ti prego di venire in chat, di venire su Giga di Brista 4K di TikTok, perché ti aspettiamo, perché ti siamo riconoscenti anche per non dico il Calvario, però insomma, per la via lastricata di sofferenza che ha attraversato per noi, così come invitiamo anche la dottoressa Papa a intervenire. E un ringraziamento speciale va ovviamente a tutte le dirette, ai libristi che hanno sostenuto tutto questo. Tantissimi degli sticker che vedete, vi invito a seguire Dipreiscia su Sì. TikTok anche, che è È mia la stupendo. pagina di Pri, cioè è nostra, però la gestisco io. Però vedo che vediamo se c'è fra gli ospiti, non li vedo e non può, ecco. Poi magari le prossime dirette le faremo da Liscia perché, ecco, comunque nessuno ci ha detto come fare per ingrandire la foto. No, ha detto modalità sfida, devi mettere. Allora, ecco, allora, un attimo. Liscia, Io, mi guarda puoi che bel spiegare? commento, io sono sia di Vetta che di Preissa, grande. Noi vogliamo unire comunque. Ma insieme è come se si fondessero la Mercedes e la BMW, capite? È vero, Comunque, esatto. cioè, ecco, è un colosso che. Allora, aspetta, mi dice, manda foto, ok, faccio una foto, un attimo solo, scusate, per capire come fare. Oppure come, con chi aveva fatto la collaborazione Versace? Con Fendi. Vabbè, comunque hai capito. Sì, no, sono due colossi che sì, o come se la Coca-Cola si unisse con la Pepsi, per dire, Sì. Che ecco. ship immensa. Allora, non c'è due, ma poi è pieno di Ah, c'è Michela che ha mandato una rosa. ecco, grazie Michela, ma ti vogliamo anche in live, ti vogliamo, perché veramente, anche perché sono io. E Andrea, quando vai a lavorare, forse non sai che io sono Babbo Natale e stanotte lo dimostrerò, stanotte, per questo devo finire un po' presto, raccontandovi. No, ma manda foto, ho inviato la foto, scusate. Un attimo, cerchiamo di scoprire come ingrandire la mia faccia. Non si. Modalità sfida. Io non so aiutarti perché non ho mai, cioè non ho mai invitato nessuno, Allora. veramente. E noi dobbiamo stare, tanto non è che nessuno, cazzo se ne, noi siamo come gli antichi romani, cioè, abbiamo l'osso, cazzo se ne frega. Vediamo a destra, mi dice, cioè, vediamo. Comunque, ragazzi, io è un po' che, cioè, in questi giorni ho fatto pochissimi TikTok perché sono tutto il tempo al telefono con te. Questo è vero Quindi se non ci vedete più è perché siamo al telefono H24. Io vi consiglio di seguire le mie recensioni del libro stupendo, che anzi oggi ne leggerò un nuovo passaggio, ma vediamo se mi dicono come fare. No, perché veramente, cioè, è come dire avere un quadro
Allora, Dicono vediamo un sposa, attimo. chissà. Ecco, allora, mi dicono di concentrarmi per capire come cadere la foto, vediamo. Ok, allora concentrazione, ragazzi. Vediamo, ecco. Beh, intanto metto la canzone che il regista che ha Sì. Sono scelto, così almeno curiosa sentiamo. di sapere che canzone c'è nel regista. Esatto. Si chiama La canzone dell'amore perduto. Wow. Esatto. E così intanto io Ah, dalla sento. regia mi dicono che non devo distrarti. Quindi adesso No, faccio. no, devo mettere gli occhiali, sapete quando li metto? No, no, non mettere gli occhiali. Se no, anche io devo mettere gli occhiali. Non ci lasceremo mai, mai. Sbocciavano le viole con le nostre parole. Non ci lasceremo mai, mai. E poi mai. Mi dico la ragione, il regista. Aveva Oggi almeno ragione. mi dimentichi ora le stesse cose, ma come fan presto Bella, bellissima. è bellissima. Bellissima. Impazzire le rose così per Eccola. nomi. Cazzo, qua si va. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai. Non resta che qualche sfogliata carezza e un po' di tenerezza. Bellissima, bellissima. Bellissima. Bravo regista comunque, un vero artista, eh. Poi mi bacchetta sempre anche che. E quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole, No, è bellissima. rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro. Per un bacio mai dato, per un amore mio. Sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Dovrebbe entrare anche adesso un'altra persona. Bellissima, un applauso Allora, per la sì, un regia però, applauso alla regia, grazie per è questa una canzone. canzone di una sua complessità, ok? Però che dice cose molto giuste. E la Michela, Michela, ecco, però allora, la Michela Vorellato è pronta a entrare, ma non capisco come mai non riesce a entrare. Anche questo è un problema. Questo sì che è un miracolo di Natale. Ah, Sì, sta ospiti, vediamo. vero. E speriamo sia la volta buona, tra l'altro. No, ma godiamoci il momento così anche. Michela, ti ho vista prima fra gli ospiti, adesso non ti vedo più. Michela ha un ruolo veramente fondamentale
Sì, Michela è sempre stata la tua migliore amica. Storica. Esatto, ed è lei che mi ha riconosciuto come Babbo Natale, a storica, veramente storica, diciamo che lavora con la Zanzara. Sì, Michela Morellato, seguitela su Instagram. Perché mi disse che Rossani quando ero fattissimo, aveva detto curati, no, curati, mi aveva scritto curati. Vabbè, però non vedo la Michela e questo è un problema. Ah, Regie, scrivete a ora la vedo, Michela. ora la vedo, ora la vedo, vediamo, Ah, accetta, vediamo. ok. Eccola. È entrata? Eccola qua, eccola Ciao qua, eccola qua. Michela, devi cliccare sulla videocamera. Sulla videocamera Così. devi cliccare, se no esce solo la voce. Eccola, Eccola qua, ciao. eccola qua. Buon Allora, eccola qua. Natale, buon Buon Natale, Natale a Michela. tutti i preisti. Ciao Buon Liscia, Natale, buon ciao. Natale. È un momento stupendo. L'unica cosa che da critico d'arte mi fa veramente incazzare è che Siamo vedere due fighe del genere, due parate mobili del genere relegate a un francobollo mi fa incazzare in un modo che cioè, per me veramente è un però provo, ecco, allora, regia, com'è la modalità sfida? Cosa devo cliccare? Ecco, scusatemi, vi stanno spiegando come fare la modalità sfida affinché siate più visibili, ragazzi, perché è come occultare una parata. Ecco, vediamo un Ok. secondo, me lo spiega adesso. Ma Allora, sì, ma vediamo dai, un ma attimo se. ragazzi, ma allora, a parte che parliamo di cose, parliamo tra amici che siamo tra amici. Stasera, sera di Natale, sta arrivando Babbo Natale con la slitta piena di doni tra la Esatto. neve che sfida il tempo, giusto? Esatto. Allora, Michela, guarda, credimi, proviamo a risolvere il problema. Prova a cliccare, interagisci e manda foto. Dov'è? Ah, eccolo qua, interagisci, ok? Ragazzi, proviamo un attimo, scusate, perché una volta che hai risolto il problema tecnico, veramente, per questo non è veramente importante, adesso vediamo se il Ma tempo. dov'è l'effetto? Dov'è l'effetto della neve? Dov'è? Non c'è? La neve che scende. È lì. Qua su TikTok non ci sono gli effetti. No, qua no. È la prima volta. È la Ah, per prima te è la volta prima che volta faccio su live. TikTok. Sì. No, live. Vediamo un attimo se la regia ci aiuta ancora, perché è una cosa molto difficile. No, non si può fare, mi dice. Allora vai su altro, Madonna. Alicia deve uscire. C'è scritto Alicia deve uscire e avviare una sua live e poi inviare una richiesta e o. No, no, ma non esco, siamo qua in live. Cioè, Perché ti però, saluta Adam, salute. ciao Antonella. Grandissimo Adam, onore a te. E io ho una stima per tuo marito. E Adam, you represent, in my opinion, the real USA, la vera America, the real USA. And thank you very much for your natural sense of justice. Quando mi rubarono la BMW, Adam voleva recuperarmela. When my BMW was he wants to help me. I can thank you very much, Go my this friend. side. Oh yeah, go fuck those two guys up. Fuck that. Yeah. Ecco, ecco. È vero questo, è vero. Allora, cioè, allora mi dicono questo che e non pensiate che sia la Michela e Adam e la diva del tubo siano dei bigotti, attenzione, che è proprio il contrario. Cioè, il dipreismo è massima libertà Infatti. sessuale. Infatti, se ci sbrighiamo, vado anche a scopare. Capite? Quindi no. Cioè, loro sono contro la droga, ma non contro il sesso, giustamente. È quello Già mi che. preparo, già mi Ecco, allora mi dicono una cosa, mi dicono. Mi chiede la regia, vogliamo spostarci su Instagram? No, Allora, no. secondo me dobbiamo stare qui. Dico a Samu, viva lo Topi 105, sono d'accordo, ma solo per la parte di Capatonda e di Erbe Ballerina.
non per Mazzoli che non mi ha mai chiesto scusa. Questo lo dico anche tranquillamente. Ah, ma cioè, hai litigato con Mazzoli? E Mamma, Mazzoli ma mi ha attaccato ingiustamente per ma molto tempo, non mi ha mai chiesto scusa. Ecco. Mentre adoro Capatonda, che è un genio. No, 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 dicevo più avanti possiamo sposarci. Comunque, allora facciamo così: è un grandissimo momento. Nel frattempo, lascio le due olimpiche divinità a parlarsi un attimo. Io bevo un goccio. Ecco, ok. Bevo un goccio che Alicia, tu cosa proponi, Alicia? Cosa proponi per cosa? la castrazione, scherzo, scherzo. Io voglio che mi dedichi la canzone che mi ha dedicato oggi su WhatsApp. Io invece propongo che dopo Capodanno si va a Praga. Sì, anche. Andiamo a Praga e lo rapiamo. Qui c'è già Ok. l'organizzazione a delinquere. Portiamo via Allora, Adam e ecco, poi gli allora facciamo il waterboarding. io vi dico solo questo: io ho fatto delle precise promesse ad Alicia e Esatto. anche alla Michela, ma non svelo nulla, non svelo nulla, ok? Però dovete sapere che il libreismo, ve l'ho sempre detto questo, è una categoria dello spirito e parla di libertà. Quindi il libreismo è per il bene dei libreisti. Se io col mio esempio, voi dovete seguire quello che faccio io. Se io, per esempio, dovessi dire a un certo punto stop alla bamba, voi dovete fare stop alla bamba. Perché Capito, capite? esatto. Ecco, sono io che detto le regole del Esatto, libreismo. quindi il Ok? libreismo può modificarsi, al posto della bamba Ecco. qualcos'altro. In questo momento io La invito figa, tutti. la figa. I soldi e il sesso rimarranno, ovviamente. La Come disse bamba è lì che dovrebbe essere. come disse nell'Elemora, quel famoso video, Andrea, la gnocca sì, ma la figa no. E aveva No, ragione, aveva l'ho detto. ragione. La figa sì e la bamba no. Ah, Esatto. ecco. Allora, vediamo solo un attimo questo contributo che è importante, e poi dedico la canzone. Una canzone importante di Lucio Dalla che spiega proprio come fare per raggiungere diciamo, un amore lontano proprio per le strade e adorabile quando lui dice: e se rimane indifferente, no, non è lei. Io adoro queste persone che appunto, infatti un grande genio, vedete anche come. E poi parleremo, ecco, e poi parleremo di come fra poche ore la famosa mela visione sarà di pre, perché io sono veramente Babbo Natale. Voi vi racconterò la storia del Babbo Natale, perché io fra poco, ragazzi, a mezzanotte, io devo andare a lavorare e chi mi aiuterà, e il merito non è mio, è di una renna esclusa dai giochi della vita, pensate, poverina, ma che io avevo capito subito, lei ogni anno lei si fa il naso rosso, 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 per portarvi i doni. Capirete perché, che pista segue, è una storia bellissima e vera. È una cosa bellissima, tipo Pollicino, ma rimanete impressi. Adesso è lì, poverina, che si sta preparando con un po' di, sapete, cose per il naso. Ecco. Allora, c'è naso, no, raso non, rosso non bianco, nel senso che pipa bianco, ma gli viene il naso rosso, è normale, poverina, perché fa tutto il giro del mondo. Ecco. Comunque, ci tengo, siccome entrambe siete nel mondo dello spettacolo, eccetera, è giusto far vedere come un personaggio come l'Elemora, giusto ragazzi? L'Elemora, da sempre qualcuno giudicato anche. L'Elemora in realtà è sempre sta. Ah, non posso mettere il video, è vero, non posso mettere il video se lo ci ballano. Lui disse appunto, Andrea, in un famoso video disse: Andrea, la gnocca sì, ma la bamba no. Aveva Infatti, ragione secondo voi? sì. Ma scusa, ma a Lele non gli piaceva il culo? Boh. Vabbè, A me ma sembrava di era un sposare consiglio questo. per Allora, Andrea, è vero.
Quindi Allora, in realtà, secondo me, a lei le piaceva anche il resto. forse piaceva Ah, non entrambe. sapeva. Allora, io Non provo a conosco. dirlo. Io provo a dirlo un attimo, perché non bisogna essere ipocriti. Ragazzi, è vero, l'80% delle persone, dei giovani, fa uso di cocco. L'80%. No, dai, non l'80%. Comunque non parlo di questo. Vabbè. Allora, facciamo così. Intanto dedichiamo la canzone. Oh, mi dicono che ha due figli nelle mora. Oh, scusate, chiedo venia, sono un ignorante, non sapevo. Io pensavo gli piacesse un'altra cosa, non sapevo. Ma mi fa piacere sentire Può queste cose. piacere Vedi che la entrambe, figa, Michele. che... Ma non è che No, una che alla cosa fine la escluda figa... l'altra. Cioè, non è che una cosa Non escluda. sapevo, però, sai, due Non è figli, che la cioè, patata nessun escluda la impegno. zucchina. Ah, ok. Però, Zucchina. ragazzi, io lo dico di presi, non fatemi fare figure di merda. Donate rose rosse ad Alicia e a Michela. Fatemi, cioè, figa, sono due Victor, dai, è figa, ragazzi. No, no, cioè, grazie, bravo, fatelo veramente perché c'è. Cioè, E cosa sono i fiori? Che cosa i fiori che mandano? in realtà non valgono un cazzo, cioè Eh proprio sì, zero. è più il pensiero. Sì, l'unica Ah. roba è il castello che vale qualcosa, ma proprio zero, ma proprio del Monopoli neanche. Comunque, allora a questo punto mettiamo la canzone che voglio dedicare ad Alicia e la voglio dedicare comunque anche a Michela, nel senso di per quello che ha fatto, capito? Cioè, perché sono persone a me legatissime. Poi magari raccontiamo dopo la canzone il ruolo di Michela, perché le persone si chiederanno il ruolo di Michela in tutto Ecco, tante, esatto, tante rose rosse, ok? Mi sento un po' di troppo in questo momento, ragazzi. Vi lascio il vostro momento romantico, dai. No, no, resta, resta. Cioè, Michela. Io mi apro una bottiglietta perché io e mio marito ogni vigilia di Natale ci spariamo una bottiglietta e facciamo i pacchetti regalo. Ma una bottiglietta Eccoli qua. di lina, Adam, you take lin, Forty 3000 people look at you. you take Hey, red string, ciao! ciao, R24. grandissimo, enjoy, Adam, enjoy, Adam, what do you think No, about allora ragazzi, la regia non mostrate alcol nella live. Ah, ecco, No, yes, no, ok. no, non mostrate bottiglie. No. Adam, I know, Adam, I know that you don't use drugs, is true? You Of don't use course. drugs. No, I can't. Non Ah, può. ok, Io pensate. meritare, no, Yeah. niente, niente del Niente, drugs. pensate, I do drugs, niente. finito. No, no, Finito. cioè, se fa la L'adoro. droga è finito, ti cacciano via. Avete visto? È un L'adoro. grande Avete problema nell'esercito perché si drogano tanti visto? nell'esercito e tanti vanno a puttane. Sì, E però allora poi lui fa. ha preferito, se tanti Sì. ti piace la... Esatto, però poi fanno i controlli, così come anche in carcere facevano i controlli a sorpresa, pensate. E ti mandano via. E ti aumentano la pena, se ti beccavano. Ecco, comunque, allora, via con la canzone dedicata ad Alicia e con Lucio Dalla. Allora, la cerco subito. Allora, vediamo, Lucio. Sapete che Lucio. Prego, si sieda, le prego la sedia. No. La prima cosa, voglio fumare coi fantasmi, Lucio Dalla a me. Prego, si sieda, le frego la sedia. Credo alla crudeltà più di te, grazie di pre. Questo canta Salvo. Quando, ogni volta che rimi, in Africa muoiono bambini. Prego, le faremo sapere. Canzone di Lucio Dalla. Proprio qui devo essere ispirato.
canzone d'amore stupenda, Lucio Dalla che dice proprio: vai a cercarla tra la gente. Canzone. No. Comunque siamo meglio di Sanremo, in ogni caso, lo fanno molto più cappellate loro di noi, secondo me. È No, vero sicuro. o no? Cioè, è vero o no? Sono molto più cappellate. Allora, un altro sorsetto, Michela e Dalisha, E che poi tu se vuoi sei facciamo spiaggia sentire o al anche la laghetto. canzone che ti ho dedicato io, che è la mia canzone. Esatto, dove sono io, anche detto, pensate, sono io l'oggetto. Dicevo, non mi ricordo Io più. Comunque, propongo allora. che noi facciamo un televoto, noi tre dobbiamo fare il prossimo Sanremo, noi tre. Ah, guarda, io ti Secondo giuro, io me non vorrei. ci prendono, però. No, 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 no. Io dico solo una cosa. Se Sanremo non ricorda Raffaella Carrà e Franco Battiato, io prometto che farò il mio video di insulti totali al signor Amadeus, che già ha rotto i coglioni al mio amico Pedro, dicendogli: non è una parola. Se non ricordano Raffaella Carrà, io ho saputo solo 2 giorni fa che erano morti. Se non ricordano Raffaella Carrà e Battiato, io faccio un video dirompente e ogni giorno, volevo proprio dargli fastidio, capito? Chiederò aiuto a voi perché non valgono un emerito cazzo, ok? Perché la canzone di Alicia meriterebbe veramente Sanremo, perché letteratura, cioè, no, ma poi. Alicia, cosa ti ho detto? Alicia, cosa ti ho detto io? Cosa? Sei bloccata? Ti ricordi quando ho sentito la tua canzone? Ho detto, Alicia, Mi tu hai devi andare a detto Sanremo, ti questa è da ricordi? Sanremo, ma per me è la mia canzone più bella delle canzoni di Sanremo, scusate. Ragazzi, io vi giuro che se non omaggiano la Carrà e Battiato, io li metto in riga per bene. Li metto in riga per bene. Si è capito il gioco di parole? Basta. Che E allora coglione, che devo. volgare. No, li metto. Ok. Fra poco arriva l'Arena, ragazzi, fra Ora poco l'Arena si ascolto. sveglia. Beh, Amadeus, cazzo, è sempre lui che. Allora, un attimo solo, che tu sei spiaggia o al laghetto, ogni momento è buono per un buon drinchetto. Invito Alicia e anche la Michela a bersi senza farsi vedere un piccolo drinchetto, un lambruschetto, se Alicia ce l'avrai, penso. No, io non bevo, quindi. Extrax alcohol, Io non sextrax bevo, non alcohol. fumo, non mi drogo, zero. Basta Sextrax lui per tutti alcohol. e due. Figurate se lo facessi anch'io, che cazzo succede? Ragazzi, dite un po', pensate se anch'io, insomma, avessi certi vizi. Alicia, non bevi mai, no, ragazzi. Siamo proprio l'opposto io e lui su questo. Proprio opposti totali. Però vabbè. È il momento della canzone dedicata ad Alicia, è un momento importantissimo questo, perché io mi esprimo più col canto e con la danza che con le È parole vero. ormai. E quindi avrei dovuto cantarla da subito, però me la canto così. Vi prego di stare concentrati e di capire questa canzone importantissima. Allora, cerchiamola. Ma perché quando io cerco qualcosa mi escono sempre porcate Vabbè, tu. dei romani? Mi escono sempre robe dei romani, delle porcate che facevano. Forse perché riconosce le mie ricerche, può No, darsi, scusa, come. posso leggere un commento? Fa troppo ridere. Andrea beve e tira anche la tua parte. Sì, lui per Fumo tutte e due. verde, tiro bianco, bevo viola. Comunque, rima che mi rubò, che mi ha rubato il signor Serra e Basta, lo dissi io. Comunque, come si chiama qua? Canzone d'amore. La dedico ad Alicia, ma ognuno di voi la dedichi alla propria amata, capito? Canzone d'amore, come si chiama? Lucia. Fatelo perché vale molto di più di tante parole del cazzo. Eccolo qua. La cosa nulla male, attendo è stata girata qua. Ma applicazione Sonic Forkins?
Amo che sei schifo. Non so aspettarti più di tanto, un minuto mi dà l'istinto di fuggire il tempo, di portarti di qua. Un materasso di parole scritte apposta per te, ti direi spegni la luce che nel cielo c'è. Sarei lontano dalle mie fide, stare senza di me mi uccide. Questa dura di là, vorrei amarti anche qua, l'incesso di una discoteca. L'incesso di una discoteca o sul tavolo di un bar. Può stare un dimenticato, sentirsi addosso per me, chiedo più di tanto che sto in mondo. Sano da lei non ci vive, stare senza di lei mi uccide. Canzone, cercala se vuoi. Dire che non mi perda mai. Va per le strade tra la gente, vieno veramente. Io gli occhi dei tuoi occhi non li staccherei mai. Sono gli rimanci, tu non lo sai. Guardate gli occhi di Alice, bellissimi, guardateli. Sbaglio, che cos'è? Lo sbaglio, che cos'è? Da lei vive, stare senza di lei mi uccide. Canzone, cercala se vuoi. Dille che non mi lasci mai. Va per le strade tra la gente, diglielo velocemente. Che canzone bellissima, è veramente bellissima. Così. Oggi ricorda la sua faccia, di coscia che di tutti sui fa. Stare lontano da lei mi uccide, stare senza di lei mi uccide. Canzone, trovala se vuoi. Dire che l'amo se lo vuoi. Va per le strade tra la gente, dille che veramente non può restare indifferente, e se rimane indifferente non è lei. Mi uccide, stare senza di me mi uccide. Grazie tesoro, è bellissima. No, veramente, questa è una canzone che è adattissima, perché è proprio il cercarti, capito? Cercare tra le strade. E adoro quando dice: se rimane indifferente, no, non è lei. Come dire, è scontato che non è lei, anche perché sì. in tutti questi anni, l'asta dell'assolutezza
cioè non ha, è come un diamante intoccabile. Tutto il resto fa parte di dinamiche proprio dovute a questi aspetti, e quindi secondo me la nostra storia è superiore a quella di Giulietta Romeo, secondo me, molto più sofisticata, molto più sofisticata, banalissima quella dei Capuleti, queste puttanate qua, Beh, in banale no, confronto. però noi siamo oltre. Oltre, Perché la perché... nostra storia è anche odio, no? Cioè amore che si trasforma in odio, che torna amore. Ma in realtà non è mai stato uno, è stato perché ogni gesto che tu hai fatto c'era sempre l'edulcorazione cioè, nel tuo libro 46 volte citato, capite cosa vuol dire? Cioè, io potrei anche dirvi, ragazzi, io non ho più Instagram, non ho più i social, ok? Ma sono più in hype di prima, cioè adesso, capite? Però la cosa stupenda è che intanto comunque una cosa che io devo dire è che ho sempre visto l'intelligenza di Alicia, il suo potere, e infatti cioè, tutti quelli che non ci hanno creduto, cioè, nel mio caso è diverso perché lei aveva altre dinamiche mie, cioè, ma i più stupidi sono quelli che non capiscono che non puoi neanche permetterti di sfidare, cioè, e poi dalla sua alla parte dell'autentico. È come una nobile. Lei ragiona per nobili cause. Se ha distrutto uno che finge di essere un guru lei salva tante vite umane, È perché vero. capite cosa, cioè, non farà mai cose. E così la Michela, uguale. La Michela c'è ecco. Ragazzi, io capisco che queste cose sono molto serie, però dovete capire che allora io penso che una relazione così sia quasi impossibile. Comunque, io Giusto? vorrei dire una cosa, per tutte le persone che in tutti questi anni mi hanno chiesto: ma che cosa ci trovi in Dipré? Beh, penso lo vediate tutti, no? Cioè, penso che sia evidente in questa live cosa ci trovo in lui. Guarda, c'è una persona, un certo Young Queen Nails, che dice: solo lei capisce cosa dice, è proprio amore. Ed ha ragione, cioè lei capisce il mio linguaggio, è vero questo, e è così, capisce il linguaggio ed è per questo che dovete capire che io sono refrattario a ogni tipo di feedback, però attenzione. Nel suo caso, cioè io a tutti quelli che mostravo, dicevo: guarda cosa mi sta facendo questa, la gente stava lì a bocca aperta, diceva: però che figa! Cioè, e mi dicevano: me lo fai fare un po' botto così, tutti, proprio tutti. Quindi, no, ecco, però, rimane il fatto che Alicia vive, è una nobile, è un legendary lover, lei vive questa assolutezza, non le ne frega mai un cazzo di nessun altro, capito? È così, perché è un'assolutezza. Sì, no. Ecco. Cioè, comunque io da quando ti ho conosciuto, cioè, non c'è mai stato nient'altro, capito? Cioè, è assurdo. Ecco, sicuramente il fatto tuo del narcisismo, ecco, è qualcosa che, cioè, se tu non eri narcisista, cioè, il narcisismo davvero ha delle caratteristiche che permettono di andare oltre ogni ostacolo, capito? Cioè, è Sì, così perché anche il come. narcisista, cioè, tu sei mia proprietà per sempre, capito? Ragazzi, ma vi rendete conto che io sono. Nel libro più importante dell'anno, citato 46 volte, e che la Rai di merda non ha ancora. Cioè, c'è un certo Vito Cioce che ogni lunedì sera commenta dei libri di merda. Io aspetto che arrivi lunedì, mi intrufolo dentro e dico: ma tu, ma chi ti ha messo lì? Ma hai visto che libro è uscito? Cioè, perché veramente è come non riconoscere. Il libro è scritto benissimo, poi tra l'altro è divertentissimo e realissimo. Vi dico solo una cosa: lei a un certo punto dice che io avrei sposato Riley Steele, la moglie americana, indovinate per quale motivo? Per finire su Wikipedia. Ed è vero.
Il che è vero, ragazzi, lo dico anche, non me ne frega un cazzo, per finire su Wikipedia. Cioè, ti rendi conto Sì, ti sei eh? sposato per finire su Wikipedia di tua moglie, di tua ex Cioè, moglie. capite? Ma Ma ti chi lo farebbe ricordi al mondo? che lui, io lo sapevo, lui me l'aveva detto, e io e lui eravamo fidanzati. No, la cosa bella, io e te eravamo fidanzati, ma tu eri sposato. A un certo punto ti ho detto, scusami, però se adesso ti sei sposato per finire su Wikipedia, però io sono l'amante allora. Cioè, è Sì, quello. no, lì è l'amante totalissima. Ero l'amante. Lì veramente con un gesto incredibile feci la trascrizione e comunque adesso dopo ci fu, ecco, però per dire molte altre cose, oppure quando lei dice di pre è entrato in casa mia, giusto? Ed era visto come il peggiore, giusto? Come Sì, ma cosa? tu non hai letto perché lui non l'ha letto a pezzi, perché si emoziona. Io lo leggo a pezzi perché gli ho detto vuoi che muoro, vuoi che muoro. Perché se no Ah, muore. Io Michela poi sarà. dopo dico che tu avevi quella fama, ma quando poi io ti ho conosciuto ho visto in te una persona meravigliosa. Io devo dire una cosa, che Michela ci ha lasciati forse per lasciarsi un po' in attività grafica. Io devo dire una cosa, allora, io quando sono entrato, è vero che avevo tutto il profumo magico, eccetera, però ho trovato un ambiente perfetto, cioè lo ammetto, i quadri. Io che ti conoscevo perché sei una youtuber molto prima di me, fra l'altro, molto prima di me, che ti seguivo. Non è assolutamente vero il discorso della pur bellissima Chiara Salvadè, non c'entrava un cazzo, io ero lì Lo per so, lo so. all'interno. Ecco, ma tuo padre quando fu con l'incesto, poverino, però fu veramente un momento bellissimo, furono tanti momenti bellissimi. Ma lo sono sempre stati. Certo, è vero una cosa comunque, che il narcisista è assoluto in tutto quello che fa, è assoluto. Quindi in questo c'è la vera pericolosità. Cioè, è assoluto perché così come prova un amore assoluto, giusto? Fa delle azioni assolute. Esatto, E, bravo, ecco, esatto. ecco. Però è anche vero che lo può fare solo lei, capite cosa voglio dire? Non Sì. azzardatevi, ve lo dico subito questo. No, Per, non fate, cioè, perché. chi fa del, lui è solo mio, lui è mia proprietà e chi gli fa del male se la deve vedere con me. Cioè, questo ve l'assicuro, ve l'assicuro. Invece io ve lo posso dire, tutti i video che lei ha pubblicato, io li ho goduti tutti, tutti, li ho goduti. Tu Cioè. guardi tutti me. Che poi la gente a volte, perché io ti do molte più attenzioni pubbliche e le persone dicono, ma lui non ti caga. No, perché lui in privato mi stalkerà come un detective. Perché io voglio che lei sia Però libera di dire quello che vuole. a me piace dargli attenzioni pubbliche, a me piace dare attenzioni al mio uomo, cioè è una cosa che adoro, quindi io parlerei di lui tutto il giorno in pubblico, no? Perché mi piace riempirlo di attenzioni. E è lui, no, che Ah, riceve queste attenzioni. cioè, per me no, è veramente un godimento, ma tutte le cose ecco, questo volevo dirvi. Poi, insomma, No, ma chi dice scrivi un libro dove deve esserci un romanzo? C'è già, ragazzi, il mio libro su Amazon, Sono Narcisista, in cui racconto anche la nostra storia, eh. C'è già il libro, su di noi, allora, quindi. ragazzi, io di libri me ne intendo parecchio, me ne intendo, credetelo. È un libro che è scritto benissimo perché ogni frase è una sentenza, è qualcosa di meraviglioso, ha un'ironia, cioè uno che lo legge impazzisce, veramente, uno che lo legge, cioè, è veramente una cosa stupenda, racconta poi cose verissime, assurde ma vere, ed è giusto così, Proprio perché bene. Alicia non mente mai, non mente mai, cioè, però è scritto veramente benissimo. Adesso vediamo, uscirà comunque giusto anche su alcune testate, Sì. però. Comunque, io ci tengo a dire una cosa sul libro tesoro che ho fatto solo per te. Io no, ho deciso di non andare con una casa editrice perché ho parlato anche con case editrici, eccetera, e ho deciso di autoprodurlo su Amazon perché volevo fare il tuo nome e volevo dire quello che volevo. Quindi, per non essere censurata dalla casa editrice che mi avrebbe fatto fare qualcosa di più
fiabesco, di più, come si Guarda, dice, per la famiglie. casa editrice, se facevi il biolome, ti impediva di farlo E assolutamente. io, pur di non aver problemi, io l'ho fatto senza casa editrice solo per lui, anche magari perdendoci un po' in sponsor e quel che è. Però io volevo parlare di lui, di Andrea Di Pré. Capite, per me questo è qualcosa non so se far vedere come sempre quella parte di, non posso far vedere su TikTok, però allora farei così, Alicia, farei così tesoro, arriva detto, volevo fare così. Se vuoi ci spostiamo su Instagram per un attimo, Ok. ok? Sempre di biblioteca di preista per un po' ancora, perché così almeno possono vederti bene nella tua bellezza, che è Ah, fondamentale mi anche questo dicono, come aspetta, cosa. però concludiamo facendo sentire la canzone che io ho scritto per te. La fai sentire? E ragazzi, questa canzone su dichiarazione su dichiarazione che rimarrà per sempre è proprio dedicata a me. Quindi fra 50 anni, 100 anni, quella canzone era dedicata ad Andrea Di Pré e lei, pensate, lo ha detto proprio. E è una canzone bellissima, la sentiamo. La sentiamo insieme, ma credetemi, è dedicata a me. Sì, Cioè, l'ho come scritta. d'annunzio, In vedo realtà la la gente. canzone parla di un omicidio d'amore, però ho pensato a te, cioè. E uno scrive: no, caro amico mio, Riley Steel non fa un cazzo più rumore. Riley Steel non è figa come la diva del tubo. Riley Steel non fa neanche un centesimo di rumore rispetto ad No, allora, Alicia. dice Io la non. Riley Steel è una grande figa, però è. E allora io con Riley Steel non mi sono mai, cioè, io volevo solo È una Wikipedia, parliamoci bellissima chiaro. donna. Volevo Però solo non c'entra Wikipedia, niente con parliamoci chiaro. l'amore, cioè. Se devo dire una che faceva rumore come Alicia e Sara Tommasi, non a caso entrambe sono ironiche e intelligentissime. Questo, ecco, comunque, Esatto, solo si chiama. Sara. Esatto. La canzone si chiama Amore Terminale, ragazzi. Mi bevo un drinketto e ce l'ascoltiamo insieme. Guardate soltanto che foto. Io comunque devo dire una cosa, che gli attori che sceglie sono sempre, cioè, sembro io comunque, quando è disteso, cioè, guardate, solo questo lo posso farlo vedere, solo per un attimo, Sì, vedete, ecco, certo, poi non lo fai posso vedere. farlo. Mi chiede la regia se vogliamo farlo sentire beh, facciamolo sentire sia qui che su Sia qua Instagram, che dai. su Instagram, sì. Ecco, perché. Allora, aspetta, bevo ancora un drinketto. Secondo voi, ragazzi, guardate che io non mi sono mai. Io non uso mai sostanze, lo sa la Alicia Ma questo, no? Io che disagio, mi sembra di essere come tenuto ragazzi, ostaggio. comunque sono felicissima, non so se si vede. Me lo sono ripresa con la forza, con la forza. Questa letteratura, tu mi hai reso partecipe di un romanzo stupendo, capito? Tutto il resto fuori dai coglioni, tutto il resto. Allora, sentite la voce terminale, sentite cosa dice. Questa è la solita musichetta ceca. La musica ceca, non preoccupatevi. Non posso far vedere il video, se no ci ballano, ma sentite bene. Ma ci bannano per i video? Non lo sapevo. È qui su TikTok, sì, ma su Ah, Instagram no, però. Però ok. va bene, il video è bellissimo anche, eh. Fra l'altro con tanti personaggi lì. Io mi incazzai perché non c'era il mio nome e per questo Mi hai come bloccato. era un Allora, lui mi ha. taxi. Allora, per questa canzone lui mi ha bloccata ovunque. Esatto. Ero incazzatissimo, Questa
qui c'è il prete, vedete? Sì. Il carro funebre che avanza. Comunque sarebbe così il mio funerale, sarebbe così il mio funerale? Sì. Falla sentire meglio. Bellissimo. Si sente poco. No, scusate, quando dice lui usa polvere per dimenticare e non vuole perdere, dice lui usa polvere per dimenticare, ma non vuole perdere il mio amore. Ecco, esatto, è qualcosa di bellissimo. Quel lui sono io, l'ha dichiarato. Sì, poi la canzone dice lui mi ama, lui mi odia perché gli ho fatto tanto male, e poi dice lui mi ama perché gli ho fatto tanto male. Ma certo, perché alla fine faccio più hype adesso, per dire, capite? Però a parte questo, secondo solo, non è solo questione di hype, è proprio il fatto che... guarda, io penso che per trovare una corrispondenza con noi occorre scomodare gente tipo Bonnie e Clyde. Cioè, no, molti dicono così. Che siamo Joker e Harley Quinn. Quello in assoluto. Ma a me sai cosa piacerebbe fare? Tipo uno shooting insieme, che tu sei truccato da Joker e io da Harley Quinn. Perché il Joker è veramente odiatissimo, però è capace di qualcosa di... Infatti l'avevo visto anche in aereo, è qualcosa di stupendo, quando la fa buttare dal grattacielo, non so se avete visto la cosa, è vero. Comunque ragazzi, andatela a sentire Amore Terminale. Non usa polvere per dimenticare, ma non vuole perdere il mio amore. Cioè, ora capite perché ero incazzatissimo. Ti ho dedicato una canzone meravigliosa. Poi è bellissima. Cioè, qua dobbiamo dire grazie al mio producer Beco, che è bravissima, bellissima. Ecco, ricordiamo un attimo, Alicia, chi è il regista di questa canzone, perché è veramente un professore. Allora, il producer della canzone è Beco, e mentre il regista Bazzu, che è un regista fantastico. Pensa che io gli avevo detto che tu mi avevi bloccata dopo la canzone, e oggi gli ho detto... ah, comunque si era arrabbiato perché non l'avevo nominato come dedica, no? E lui mi fa, vabbè, ma dovrebbe arrabbiarsi per tutti i video, perché cioè per tutte le canzoni, perché tanto sono tutte dedicate a lui. È vero. No, bravissimi quelli che scrivono di Sanremo, e io sono il primo a dire, cioè, di godere di questa potenza e superiorità stupenda di Alicia. È questo che la gente non ha capito, ed è per questo che volevo essere identificato. Comunque poi l'ha dichiarato, però mi dicevi che tutti i partecipanti sapevano che ero io, giusto? Sapevano, sì, comunque. Sì, certo, il regista lo sa, cioè si sa, ma si sa che sei sempre tu, tesoro. Cioè, ma che cazzo deve essere? Ma guarda che la gente lo sa. Ma poi in questa nostra storia, una cosa interessante è che abbiamo coinvolto un sacco di persone poveracce che da anni gli facciamo due palle così, tu i tuoi, io i miei, sì. Questi non ce la fanno più.
Non ce la Sì, fanno. no, ah, esatto. Anche con cose da parte mia che molto scortesi, perché ci sono veramente dei dipresi totali come conoscitori, però secondo me sono intelligenti al punto che capiscono anche alcune. Vedi, anche io vi amo, cioè basta Volvere Andre, grandi, grandi. Comunque vogliamo anche dire che adesso ci sta dando una mano, insomma, la dottoressa Papa al fine di farci sopravvivere a questa relazione. Ma ascolta, ma Sanremo cioè, potrebbe. Ma io non lo capisco come cazzo scelgono. Cioè, Ma chi se ne boh, frega di ma sì, Sanremo? no, è vero, non si frega proprio un cazzo, è vero, Ma chi facciamo, cazzo se ne esatto, frega di è vero. Sanremo, tesoro? Esatto, non conta il merito cazzo, io, esatto. Ma poi io non so cantare dal vivo. Che No, cazzo? ma questa è più bella della canzone che a me piaceva molto di Fedez, la prima che ha fatto, quella con la Michelin. Questa è Ma perché. quella fa Non che cagare, ma dai, ma quella è la mia esatto, canzone più bella esatto, della mia. non che Senza offesa per Fedez, però dai, più bella della mia no, canzone. perché cantano cose scontate, capito? Cose scontate. Invece questa è proprio una cosa vedi, guarda che meraviglia che car non mi dice, ma tu ti rendi conto che sei su Wikipedia come marito di Riley? Sei un mito assoluto. Cioè, mi fa ridere perché io partii con la macchina, mi ricordo benissimo, con la macchina di corsa per far registrare il matrimonio e c'era una No, ma lui Ma mi telefona, tesoro, devo dirti una cosa, ma non incazzarti. Io dimmi, però non ti incazzare. Io, dimmi, mi sono sposato. In che senso ti sei sposato? Ma con chi? Babbo, con una, non la conoscevo neanche. Adesso vado a vederla su Google. E mi sì, fa... l'ho visto. Perché, cioè, tu non la conoscevi neanche, Riley. Ed è stata una cosa Praticamente, combinata. cioè, l'ho vista qualche volta così, ho videochiamata così, ma poche volte, ma però mi disse, ma sei sicuro? Cioè, mi ricordo in comune ci facevano, però veramente. Alla fine si è trovata in mezzo a un matrimonio vero e in America uscirne, i divorzi sono carissimi, uscirne. Sì, poverino. Lei, insomma, non so che No, dire, ma a me ma aveva anche, comunque. ci eravamo anche scritte, lo so, e mi ha detto, è pazzo, io, ma io, cioè, scusate ragazzi, adesso io non è che voglio sputtanare questa cosa, però quanto è geniale, io ti ammiro per quello che hai fatto, perché quanto è geniale uno che si mette d'accordo con una tipa per un matrimonio finto, poi lui con l'inganno va in comune per certificare il matrimonio e questa si è trovata sposata. Ma è un genio! È un genio del male! E per la legge americana è matrimonio che non si può annullare in nessun No, modo. infatti, ma è un genio. Cioè, è un... quella si è ritrovata sposata con questo. Cioè, ma è che. Io sono divorziato Poi legalmente. tu sei andato a fare questa cosa in comune perché su Facebook non ci credevano. Sì, cioè, no, in realtà io avevo capito che se non c'era la trascrizione del matrimonio, Tu volevi solo il documento e non c'era la cosa di Wikipedia, sì. esatto, spesso la gente si sposa a Las Vegas così per formalità, ma in realtà anche a Las Vegas, se tu porti il documento e lo trascrivi, Sì, là ci si può ok? sposare, ma poi devi andare in comune, uno dei due deve andare in comune a Sì, certificare. l'unico inganno che io dissi a quella della trascrizione mi fa: ma tua moglie è d'accordo? Sì, l'ho detto io, oggi non poteva venire, ho detto perché ero. No. Che parla? Che Invece lei non lo sapeva l'avevamo sua neanche. moglie. Che parla? No. No, è Ada che voleva dire una cosa. Ah, ma Vabbè. c'è ancora Michela? Ah, ma ci sei ancora Michela Ma dentro? perché stiamo facendo i pacchi, stiamo facendo i pacchetti. Ma noi non ti vediamo. E E infatti non riesco a vedervi anch'io. ah, pensavo Vabbè, che io sono comunque sempre, c'è ok. Michela. No, comunque tesoro, ti giuro, io ho detto, ma questo, cioè io, cioè, mi giravano un po' le scatole di sta cosa, però ho detto è un genio del male, ma è un genio, cazzo. Ma capite perché lo amo? Perché è un genio. No, così comunque è tutto vero questa cosa qui. Sì, è vero. Cioè, il perché era sposato con Riley Steele. Comunque è bellissima Riley Steele. Ricordo che lei fece una parte nel film Planet 3D e io a E tutti tu... dicevo,
lei fa parte del film per la 3D, ma nessuno l'aveva visto quel film. Cioè, Però io sai di cosa ho goduto? Perché vabbè, un po' di gelosia, anche se non c'era un rapporto vero, però un po' di gelosia. Ho goduto che però facevo più hype io della tua no, no, fama sul assolutamente. film audio. Infatti Cioè, faccio più hype io. no, ma di gran lunga, cioè, comunque se va così, Ma perché mi sono bloccata? Ma tu mi vedi? ti vedo, però io direi di fare così, se vogliamo un attimo, Sì, anche per avere un trasferiamoci su documento, Instagram. ecco, poi così poi udirò entrambi i video. Intanto grazie ancora, Ci trasferiamo su Instagram allora. Venite su Instagram. su Biblioteca di Preista di Instagram, ringrazio Biblioteca di Preista per queste trasmissioni stupende ed è grazie a Biblioteca che siamo anche potuti rivedere. Seguite Biblioteca di Preista Gold, ovviamente seguite Alicia con le sue grandi intuizioni. Io sono bloccata, però. Andrea, aspetta che lo esci. Oh, ma sai che l'altra volta per Guarda che ho errore, visto, eh. cioè, ma per errore, comunque, bene così. Ci Allora, vediamo su Videoteca di Preista IG. subito, Michele, ti aspettiamo. Va bene, Grazie. salva Se andavo, regia, salva la live. assolutamente. E Assolutamente. Grazie mandamela con ancora. i transfer. Esatto. Ciao Adesso la vedete nella ragazzi. sua bellezza, grazie. Ciao. Ora, oh no, quando te l'ho detto non far cazzate come sempre. Ok, Stai tac. attento. Viga che sono catafratto, però senza contratto, com'è qua? Però sono veramente catafratto ogni volta, ma come si fa a chiudere? E basta che schiacci la X, tanto si salva in automatico. Ok, termina ora, perfetto.